La terza edizione di Donne in Canto ha riscosso anche quest'anno un grande successo. I fondi raccolti con questo concerto benefico organizzato dalla Fondazione Ant e Music Association e patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Brescia andranno a favore della Fondazione Ant al suo 35esimo anniversario, che assiste gratuitamente a domicilio i sofferenti di tumore e offre progetti di prevenzione oncologica. La manifestazione ha richiesto grande impegno da parte dell'organizzazione logistica, artistica e mediatica. È un impegno incredibile, ma non voglio dire che noi ci siamo impegnati in modo incredibile. C'è una squadra che si è impegnata, a partire dal Festival di Ghedi Music Association, che ricordo sono loro un po' il motore che ha ideato questa iniziativa a livello artistico. Ricordo che l'ANT non è un organizzatore di eventi, l'ANT assiste a domicilio i malati di tumore con medici, infermieri, psicologi, e gli eventi che noi facciamo, le attività, la promozione che noi facciamo serve per sostenere i costi di questo ospedale che entra nelle case degli ammalati. Cerchiamo di costruire un cast che sia variegato, che possa soddisfare i più ampi gusti musicali e possa abbracciare anche epoche diverse. Siamo molto soddisfatti del cast allestito, che è davvero di grande prestigio perché abbraccia più di 40 anni di musica italiana. Siamo partiti a divulgare l'evento verso febbraio e poi con un primo comunicato dove abbiamo dato dei primi dati, e poi da marzo abbiamo dato i primi nomi, lanciato, e c'è stato subito un tantam soprattutto su Facebook e su Twitter, ma maggiormente su Facebook, dove abbiamo lanciato di fare una richiesta ai fan di chi volessero ci fosse sul palco di Donne in Canto. La più gettonata era Loredana Errore, le nuove leve tipo Cixi, Annalisa, Simonetta Spiri, insomma, soprattutto perché forse Facebook è un mezzo di comunicazione giovane, le richieste erano queste. Il preserata, presentato da Alex Rusconi e da Chiara Giacomelli, ha visto sul palcoscenico del Palabanco di Brescia Chiara Marzaroli e Giuliette, rispettivamente, vincitrice e finalista del Festival di Ghedi 2013. Sicuramente è un'emozione grandissima, anche perché la mia partecipazione qui è stata inaspettata, nel senso che quando mi hanno detto che avrei aperto questo concerto non ci credevo neanche io, però sicuramente sarà un bellissimo spettacolo e una grande emozione. Per me è un grandissimo onore poter cantare per l'apertura di questa serata. Non nego che salire su questo palco anche a fare la prova dei suoni, ma mi aveva fatto venire un po' le farfalline, i brividi, e poi soprattutto per il motivo per cui siamo qua, è una causa davvero importante, quindi sono contenta di poter sostenere anche nel mio piccolo questa causa. Da Io Canto, Paola Gruppuso. Soprattutto spero di essere all'altezza delle altre cantanti, anche se so che cantanti del calibro di Alexia sono veramente delle cantanti fortissime. Spero di arrivare ad un traguardo come il loro, quindi spero, ce la metterò tutta e spero di essere all'altezza stasera. Roberta Di Lorenzo si è esibita con E tu lo chiami Dio, di cui è autrice. Essere presenti, dare voce alla dignità della vita, e quindi essere su un palco come appunto rappresentanti di una sorellanza. Siamo tutte donne, tutte voci femminili. Infine Loredana D'Anghera, direttrice artistica del Premio Lunezia sezione Nuove Proposte. Ma intanto sono molto contenta che finalmente, e comunque sempre la musica accomuni delle tematiche così importanti come quello di fare, insomma, di portare del bene, insomma, musicalmente a delle persone che hanno bisogno. Mi fa piacere perché le donne sono una grande forza, soprattutto perché questa cosa è stata inventata, diciamo, ed è insomma tutta supportata da donne. Dalle 21, con la conduzione di Fiorella Felisatti e Gabriella Capizzi, speaker di Radio Italia, hanno cantato sul palcoscenico nuove grandi voci della musica italiana: Anna Oxa, Patti Pravo, Chiara, Alexia, Mietta, Francesca Michielin, Siria, Mariella Nava, Loredana Errore, Annalisa, Cixi, Ilaria Porceddu e Simonetta Spiri. Così hanno espresso la loro emozione per questa serata ai nostri microfoni. È un onore perché è la seconda volta che quest'anno supporto appunto l'ANT, che secondo me è una delle cose più belle che ci siano in Italia adesso, che aiuti davvero le persone in modo giusto e sano, perché secondo me l'aiutare, bisogna sempre
vedere l'aiuto come qualcosa di sano. Un sorriso, l'amore, l'ant, sono cose che davvero ti fanno capire che nessuno è solo nel mondo. Beh, già il fatto che si faccia qualcosa tra noi donne è già una cosa molto importante, perché comunque quando ci uniamo sembra che si muovano delle cose, quindi vuol dire che qualcosa di buono riusciamo a farlo anche in musica. Io non faccio beneficenza a tutti i costi, perché la beneficenza vera si fa in segreto, però quando la beneficenza è fatta in modo intelligente e viene fatta realmente, mi fa piacere essere in prima linea, quindi questo è uno di quei casi. Per me ha un significato molto importante, perché siamo in un momento di grande difficoltà, c'è proprio bisogno di solidarietà, e noi donne siamo quelle che hanno sempre insegnato insieme a, insomma, persone di grande valore, che la solidarietà femminile è quella che alla fine convince sempre tutti, quindi per me è un grande onore. Beh, io sono molto felice di essere qui e mi sento anche molto onorata, perché mettere appunto a disposizione la propria passione più grande, che è la musica, per un'associazione del genere è una cosa che appunto mi riempie di gioia, e il poterlo condividerle e fare assieme a tutte queste artiste, queste, diciamo, colleghe molto importanti, cioè, insomma, mi gasa, anche perché è una cosa molto, molto positiva, e sono felicissima anche di farne parte, mi sento appunto grata per questo, e sono felice per tutte le persone che questa sera verranno e che appunto collaboreranno per la ricerca. Sicuramente è una cosa che mi rende molto orgogliosa, perché se delle persone riescono ad unirsi per fare qualcosa di buono utilizzando la propria passione, secondo me è il massimo che si possa fare. Sicuramente il messaggio è quello di essere sensibili a occasioni come questa, di partecipare in maniera attiva, di non lasciare che gli altri facciano fondamentalmente, e partecipare. Non bisogna avere paura di un mostro che si chiama cancro, e dobbiamo tenergli testa. Chiaramente l'ANT è nata per questo, ma non è solo l'ANT che si occupa di fare questa battaglia, la dobbiamo fare noi per prima, di non dare retta a queste mediatiche, come posso dire, a questi mediatici messaggi che fanno un po' terrorismo, questo di Angelina Jolie per esempio, che addirittura, no, ha deciso di mutilarsi un po', cioè di fare questa mastectomia totale. Per la paura appunto di dover incorrere in questo problema. C'è la prevenzione che ci aiuta molto, quindi anche a quelle donne che sono state, insomma, prima attente e l'hanno scoperto per tempo, voglio dire, ci dicono che si può vincere la battaglia, che si può sopravvivere, e anche quelle che stanno ancora adesso combattendo questo braccio di ferro, bisogna farcela, e tutte insieme, siamo tutte sullo stesso fronte. E più di una volta l'umanità è riuscita a sconfiggere cose più grandi, no? Di lei, quindi le donne poi sono brave, sono sempre state brave a farlo.